Ciao a tutti e bentornate. Come promesso, ecco un altro video con tutti i prodotti che ho acquistato nel mio giro di shopping. Avete visto la prima parte nel video precedente. Adesso vi mostro tutte le cose che non sono abbigliamento. Io comincerei da Sephora. Quindi andiamo, partiamo soft. Quindi da Sephora ho preso questa mascherina per occhi di cui ho sentito molto parlare. Questa è la maschera Alte Verde per il contorno occhi. È fatta come le maschere, quelle classiche di tessuto imbevute in queste sostanze idratanti, eccetera. Soltanto che questa viene applicata solamente nel contorno occhi. Devo ancora provarla, poi vi dirò com'è. Però quella Alte Verde per tutto il viso mi è piaciuta tantissimo. È assolutamente idratante, rinfrescante. E il viso rimane proprio rigenerato dopo che l'hai fatta, quindi questa assolutamente la provo con molta fiducia. Poi, sempre da Sephora, ho preso la fantastica Tangle Teasel che io ancora non avevo e devo dire ho già utilizzato e ragazze è miracolosa. Per chi ancora non ce l'ha, prendetela, costa veramente una sciocchezza per quello che vale, nel senso che è veramente districante per i capelli, non li spezza. Io purtroppo quando pettino i capelli ne perdo a valanghe. Ricrescono anche molto in fretta, però comunque, cioè, quando mi pettino per terra ci viene un tappetino. E questa qua è meravigliosa, è proprio, è vero, le recensioni che ho sentito sono proprio veritiere. 16 euro e qualcosa. Fantastica, non potrò più farne a meno. Questa entrerà di diritto nei mai più senza. Poi, silenzio di rispetto, ho preso questa meraviglia. Allora, questa palette è la Urban Decay, che trovo spettacolare. Io delle Urban Decay ho le Naked che insomma sono delle palette con dei colori molto basici, non, insomma, non è che con quelle puoi fare dei trucchi strepitosi, super colorati, super. Quest'anno mi sento molto più, come dire, ispirata e quindi ho preso questa che è meravigliosa. Già il packaging, scusate, ma com'è? Cioè, è meraviglioso. Si apre in questo modo con la calamita, così. Allora, qui c'è lo specchio e ha tutte queste meraviglie di colori. È caduto un fazzoletto. Super mega shimmer, che io insomma solitamente non amo i colori shimmer, ma questi sono stupendi. Io li ho provati in negozio, sono super scriventi. E posso swatcharvene uno. Via, mi sacrifico. Ne swatchiamo uno. Swatchiamo questo. Questo no, cioè, ma cosa sono questi colori? Sono uno spettacolo. Non vedo l'ora di provarli. Bene, adesso mi sono tutta sporcata. Eccomi. Quindi Santa Palette la mettiamo nella sua custodia. Stupenda. Non vedo veramente l'ora di usarla. E basta, da Sephora questo. Poi andiamo con questi. Allora, in questo negozietto, un semplice negozietto di alimentari che c'è in questo paesino del Trentino Alto Adige, quindi un paesino di montagna molto piccolo, io trovo i prodotti della Camille. Non tutti i prodotti della Camille hanno un inci bello, per esempio le creme non è che siano tanto, tanto bio, però questo mi è sembrato molto buono. Questo è un doccia schiuma, è meraviglioso, ha un profumo da giù di testa. Questo è al miele, latte e miele, è fantastico ragazzi. Se vi capita di trovarlo, adesso io non so, magari se lo vendono tipo all'Esselunga,
non so in quale altro supermercato, però è meraviglioso. E soprattutto la cosa che ho notato è che lascia il profumo persistente sulla pelle. Io faccio veramente fatica a sentirmi il profumo anche dopo un po', anche proprio il profumo. E soprattutto dei bagnoschiuma, ma questo qua è meraviglioso, è idratante, è delicato e sprigiona un profumo sotto la doccia che è veramente rilassante, ma soprattutto persiste, quindi questo qua è super mega promosso. Questo anche è uno shampoo, e questo qua Schwarzkopf, io non so che marca sia, io suppongo sia tedesca, anche se questo loghettino qua mi ricorda qualcosa, non so cosa, ma mi ricorda qualcosa. Questo è uno shampoo alla menta, alla camomilla e alla lavanda, mi pare. Gli ingredienti sono buoni, non contiene schifezze, ma non c'è scritto una parola di italiano, quindi lo provo e poi vi dico com'è, perché non so esattamente che effetto faccia. Il profumo è qualcosa di paradisiaco, ma è veramente, sembra di stare in un prato di montagna, buonissimo. E poi ho preso questo, che è un pediluvio, diciamo, all'arnica. Questo, qui c'è la descrizione in italiano, rinfresca e ristora gambe e piedi affaticati. Vabbè, riduce i cattivi odori, ma questo non ci interessa, cioè, non ci riguarda, ecco. Però mi ispirava il fatto che riducesse l'effetto gambe affaticate, specialmente col caldo, anche se io non soffro di gonfiori, devo dire, però io ripongo molta fiducia nell'arnica, perché già utilizzo il... come si chiama? È una crema, diciamo, una crema. E, perché purtroppo mi sono slogata una caviglia anni fa e ogni tanto insomma mi fa di nuovo male, e con questa cremina all'arnica è meravigliosa, tutta roba naturale, questa è proprio tedesca, infatti c'è la bandierina qua, la bandierina tedesca, è fantastica. Quindi questi super mega fiducia. Poi attenzione attenzione, sono stata alla Lush, apriti cielo, questo non c'entra, alla Lush ho acquistato, a parte Lazzaro che lo sto già utilizzando, è già là nella mia doccia, miracoloso Lazzaro, ho voluto provare anche questo shampoo, perché allora Lazzaro l'ho acquistato alla Lush di Parma. Poi mentre ero in ferie ho fatto un giretto Bolzano, vuoi non fare un giretto Bolzano, fare shopping? E ho chiesto, volevo comprarne un altro di Lazzaro, perché avendolo provato ho detto questo è il mio shampoo, è lo shampoo della mia vita. No, purtroppo era finito e la ragazza mi ha detto prova questo, la dolce metà. E non so ancora com'è, è al miele, cioè sembra miele, cioè sembra veramente miele. E mi sono anche sporcata. E lo provo e poi vi so dire, il profumo è veramente, il profumo è veramente intenso, e la cosa che mi piace di questi shampoo della Lush è che ne basta veramente pochissimo, lo sfreghi nelle mani, fa una schiuma spettacolare e quindi ne utilizzi veramente poco, e quindi mi è piaciuto tantissimo. Poi partiamo random così. Questo è il sapone corpo all'uva sultanina. Io ragazzi cosa faccio? Ve lo scarto? Scartiamolo, va. Allora, potevo organizzarmi prima e scartare. No, perché anche le confezioni, cioè, sono meravigliose, sembrano incartati da un salumiere. E qua ci sono tutte le indicazioni. Questo è un sapone corpo. E niente, idratante, però magari se... Cioè, ve lo faccio vedere così. Mamma mia, ragazzi, c'ha un profumo che fa venire fame. Non so se si vede. Sembra un pezzo di cioccolato bianco. E ho detto tutto. Cioè, ho già la colina. Non ce la possiamo fare. Poi, ho preso questo, sempre a sapone corpo, Adamo ed Eva.
scusate, Adamo ed Eva, e anche questo, mamma mia, lo apro, apriamolo, va un attimo. Allora, questo, ecco, cioè, è fatto così, stupendo. Cioè, questo aspetto veramente, siamo da mangiare, cioè, meraviglioso. Cos'è? Lo richiudo perché veramente, cioè, sprigionano un profumo questi saponi allucinanti. Poi ho preso, adesso mi tocca aprirli tutti però, Allora ho preso questo detergente viso Fresh Pharmacy. Allora, questo qua è semplicemente un detergente viso sempre fatto a fetta, diciamo, e sembra una fetta di, insomma, sembra una fetta di formaggio, della verità. E, è tutto rosa e questo è l'argilla. E serve per le pelli impure o comunque, sapete, quando mi vengono quei brufoletti, questo pare sia miracoloso. Poi ho preso, questo qua è un campioncino, sapete, quelle mini size che vi danno da provare, e il balsamo, questo Pazza Idea si chiama, balsamo, lo proverò, tanto non lo tiro fuori perché semplicemente la scatolina con dentro un po' di prodotto. Poi ho preso questo qua, questo è tattico, questo è tatticissimo. Allora, ne avrei preso 800.000, ma costano l'ira di Dio, l'hanno blindato. Questo è, mamma che profumo, questo è olio da massaggio, sembra una saponetta, ma se voi lo massaggiate sulla pelle, col calore del corpo si scioglie. Oh mamma mia, che meraviglia! E veramente, oh, ma ha un profumo troppo buono. E poi è idratante. Non so come metterlo qua, che purtroppo io ho il problema dei gomiti screpolati. Vediamo, fantastico. E quindi questo. Queste erano tutte le cosucce che ho preso da Lush. Ok. Poi ho acquistato un po' di bigiotteria. Allora, da H&M ho preso questa catenina. Non so se si vede. Che è formata da quattro catenine. E una più lunga dell'altra. Che fanno questo effetto carinissimo. Ecco, magari così si vede meglio, e ha questo ciondolo centrale, e io le trovo deliziose. Questo rimane un pochino più accollata e queste scendono giù, sono carinissime anche su una maglietta blu come questa, o anche su un look un po' più sportivo. Secondo me sono troppo carine, mi piacciono da morire, sono più in fissa con queste. Infatti ho preso anche questa, che ha la stessa praticamente funzione. Cioè, una rimane un pochino più accollata, adesso non so se si nota, una rimane un pochino più accollata e l'altra viene giù, e sono formate da queste due catenine. Queste sono color rame e una è un anello aperto e l'altra è un anellino chiuso. Carinissime anche queste, deliziose. Devo stare attenta a non intrecciarle perché prima ci ho messo un'ora. E poi ho preso questa, che è sempre fatta, questa non l'ho presa da H&M, l'ho presa in un negozio di accessori che si chiama, adesso non mi ricordo, comunque è a Bolzano, in centro Bolzano, sempre tipo Accessorize, Eclairs, uno di quei negozietti dove vendono tutta bigiotteria. E ho preso questa catena che è abbastanza lunga, infatti rimane, insomma, rimane abbastanza lunghina, e ha questa serie di ciondolini con i toni del rosa e dell'azzurro, dell'oro, cioè questa fogliolina, c'è la penna rosa, cioè troppo carini, veramente deliziosi, mi sono piaciuti un sacco. E poi direi basta, ho terminato anche questo video haul con gli accessori, sono circondata dagli acquisti
Io chiuderei prima che torni mio marito e succeda l'irreparabile. Noi ci vediamo al prossimo video. Se vi va, iscrivetevi al mio canale e fatemi sapere magari con un commentino se insomma ci sono delle cose carine da andare a vedere in altri negozi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!